Benvenuti a Fuoriscena, cronache dei lavoratori dello spettacolo. Io sono Attilio Reinhardt e ho ideato questo podcast per comprendere la situazione dei professionisti del settore in un'epoca così problematica come quella che stiamo vivendo. Ogni settimana intervisto un lavoratore dello spettacolo per scoprire i differenti punti di vista, le idee e anche le proposte per uscire da questo momento difficile. Coinvolgo chi sta sul palco, ma anche chi sta dietro le quinte o in qualunque altro luogo nasca e si gestisca lo spettacolo. Oggi la protagonista è la presidente della Fondazione Palazzo Litta per le Arti, Onlus, che gestisce l'attività culturale e di spettacolo delle manifatture teatrali milanesi, in sigla MTM. È con noi Gaia Calimani. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie a Tilio per questo spazio importantissimo. Grazie a te di essere con noi. Allora Gaia, diamo qualche informazione in più a chi ci segue per capire l'attività delle manifatture teatrali milanesi. Allora, manifatture teatrali milanesi è stata l'unione 6 anni fa delle attività del Teatro Litta, il teatro più antico della città di Milano in attività in Corso Magenta, dentro a Palazzo Litta, e la cooperativa, la compagnia Quelli di Grock. 6 anni fa ci siamo uniti e abbiamo creato il progetto MTM, Manifatture Teatrali Milanesi. È un progetto che contempla la gestione del Teatro Litta, del Teatro Leonardo da Vinci in Piazza Leonardo da Vinci a Milano vicino al Politecnico e 2 scuole di teatro. Una scuola Corsi Litta prevalentemente sul musical, la formazione musical per piccoli e grandi, con un'academy anche pre-professionalizzante, e poi abbiamo la scuola Grock di teatro, che è invece una scuola più legata all'attività, al teatro di fisico, al teatro legato al mimo, e c'è sia la parte amatoriale per bambini e adulti e sia la parte invece professionalizzante. Sono 3 anni più 1 di scuola professionalizzante al teatro. Quindi MTM, insomma, gestisce fino al 2019, gestivamo più di 60 dipendenti al mese, 1200 iscritti ai corsi di teatro tra le 2 scuole e poi l'attività teatrale dei 2 teatri. Quindi insomma un'attività complessa. Direi a 360 gradi per quello che riguarda il teatro. Sì, dalla formazione al palcoscenico professionale. Voi tra l'altro fate anche incontri culturali di altro genere, non prettamente legati al teatro. Sì, 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 poi i teatri, soprattutto il Litta, si presta molto a eventi, incontri, presentazioni di libri. All'interno abbiamo un bistrò, il Boccascena Caffè, che in questo momento è l'unico luogo aperto che abbiamo, e quindi abbiamo uno spazio abbastanza idoneo per organizzare anche incontri. Certo. Quindi praticamente il Boccascena è l'unica delle attività di MTM che concretamente è aperta effettivamente in questo momento. Sì, da 10 giorni. Ma rimanendo dal punto di vista proprio prettamente teatrale e ripercorrendo anche rapidamente il 2020 di MTM, qual è stato l'ultimo spettacolo che è andato in scena al Teatro Litta prima della chiusura di febbraio dello scorso anno, prima della chiusura del 2020? Allora, il 23 febbraio scorso, quindi tra pochissimi giorni e un anno esatto, avevamo in scena, avevamo tutte le sale piene, nel senso che avevamo in scena al Teatro Litta una compagnia giovane, la compagnia Oies, con uno spettacolo tratto dal Gabbiano di Chekhov, e al Teatro Leonardo avevamo le Ninas Drag Queen, in uno spettacolo delle Ninas Drag Queen. Avevamo il teatro pieno quando abbiamo avuto la notizia che da lì a poco avremmo avuto la chiusura completa. Certo. Per noi, io faccio questo lavoro da 28 anni, cioè non sapevamo cosa volesse dire una chiusura completa della nostra attività. Per noi la chiusura è solo quella che facciamo ad agosto, è l'unico mese in cui le nostre strutture sono chiuse. Sì, fa venire in mente un po' i tempi di guerra praticamente. Eh sì, solo che noi non le abbiamo vissute, quindi per noi è stato non sapevamo neanche cosa volesse dire chiudere. Certo. Poi i nostri uffici sono rimasti aperti fino all'8 o il 9 di marzo. Sì.
E poi ovviamente col lockdown definitivo abbiamo chiuso anche gli uffici. La prima vera, quasi, direi quasi unica azione a sostegno della nostra attività è arrivata abbastanza quasi subito della nostra attività, soprattutto dei dipendenti. Per la prima volta il mondo dello spettacolo dal vivo ha avuto una forma di sostegno al reddito, una sorta di cassa integrazione. Anche questo non era mai successo. Certo, a fatica comunque è arrivato anche questo. Questo FIS, questo fondo salariale, a sostegno però, voglio essere precisa, soltanto di chi avesse in corso un contratto di lavoro continuativo. Certo. Quindi tutto il mondo dello spettacolo, che solitamente è organizzato in contratti a periodi molto stretti, a volte anche, ovviamente in questo tipo di forme di sostegno non era coinvolto. Ecco. Chiaro. Quindi insomma, il problema si è posto fin da subito. Sì, per moltissimi. Adesso non potrei dire proprio per la maggior parte, comunque per una molti, buona fetta, sì, dei lavoratori dello spettacolo il problema c'è stato. Assolutamente. E poi tutto il mondo della nostra formazione, tutti i nostri corsi, noi non avevamo neanche mai potuto ipotizzare che dei corsi dal musical al teatro potessero andare in distanza. Certo. E in 10 giorni circa le nostre scuole di teatro si sono riorganizzate e questo benedetto Zoom è stata la forma per mantenere un rapporto, sì, con i nostri corsisti, evitando anche un disastro economico e anche sociale, mi permetto di dirti, perché comunque le persone si sono trovate chiuse in casa da un giorno all'altro e quindi anche perdendo anche la ritualità della propria vita, i propri impegni, i propri rapporti, e quindi insomma noi alla guerra non siamo abituati, è inutile che ce lo diciamo, apparteniamo per fortuna ad altre generazioni, sì, e quindi abbiamo dovuto inventarci questa sorta di sopravvivenza anche sociale alla nostra guerra. e quindi anche i corsi per noi sono stati, fare i corsi online è stato un motivo per cercare di non dover, per esempio, banalmente restituire a 1200 persone le quote di iscrizione. Queste avrebbero portato per un'attività come la nostra alla chiusura. Chiaramente. E quindi abbiamo cercato di mettere in salvo per primi i dipendenti, quindi attingendo a tutte le forme di sostegno al reddito possibili, ma soprattutto MTM ha anticipato le casse integrazioni di queste persone per i primi mesi. E poi a riqualificare l'attività al meglio, quella possibile, riqualificarla con gli strumenti che la tecnologia ci ha dato. E tra l'altro, da quello che ho visto, il mezzo internet è stato utilizzato, come dicevi tu, anche per la, chiamiamola, didattica a distanza, anche se è un tipo di didattica, sì, diverso rispetto a quella scolastica, però certo, comunque avete proposto anche altre iniziative e portato avanti quelle che fondamentalmente stavate già facendo, comunque facevate prima. Certo, abbiamo cercato di far vivere tutti i nostri social network, anzi implementandoli anche, per far capire che comunque, come dire, esistevamo e c'eravamo. Tutte queste cose sono avvenute nei primi mesi, ci tengo a dirlo, di istinto, sono state reazioni istintive, perché nessuno ci diceva cosa dovevamo fare o cosa era meglio fare. Siamo andati nell'archivio e abbiamo preso dei video di nostri spettacoli già fatti e li abbiamo messi a disponibili al nostro pubblico gratuitamente. Certo. Noi oltretutto ci siamo trovati con una stagione che aveva ancora tutto febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno tutto di attività, con spettacoli tutti chiusi, esauriti e venduti. Quindi l'altro grosso problema è stata la gestione delle biglietterie, del pubblico, di chi protestava dal giorno dopo che voleva legittimamente il rimborso di tutti i biglietti, chi da subito ha fatto un atto di dire vi dono il biglietto, tenetelo, ma soprattutto appunto dare risposte e organicità anche al lavoro di gestione, di restituzione, di annullo spettacoli.
Sembra impossibile, ma in questo anno abbiamo fatto tutto questo. Ci si è dovuti inventare, insomma. E ci siamo inventati, sì, ci siamo inventati un lavoro diverso, poi oltretutto un lavoro, il nostro, che è molto di un lavoro d'equipe, di gruppo. Quindi anche il fatto di lavorare lontani fisicamente Sì, mi rendo conto. non è da poco. Eh no, Ma tu lo decisamente. sai e lo capisci perché. E poi cosa è successo? Che a un certo punto hanno detto che il 15 giugno si poteva aprire, così un po' d'amblè, e ovviamente era molto rischioso questa cosa. Allora, le strutture più solide e più ricche, parliamoci chiaro, hanno potuto tentare di dire ok, apriamo subito, come, in che modo, recuperando che cosa, eccetera. Noi abbiamo deciso di non aprire il 15 giugno, anche perché per i teatri giugno diventa una stagione quasi finita ormai, e quindi abbiamo riaperto a settembre Certo. solo un teatro, il Teatro Litta, con la capienza ridotta alla metà, quindi invece di 200 posti, 100 posti. Siamo riusciti a fare tre titoli, tre cose, e poi il resto è storia, insomma, e poi abbiamo richiuso. Di nuovo fermi. Ma questa tua testimonianza mi ha dato anche un po' di spunti. Io direi di partire proprio da una cosa che hai detto, ma che hai anche scritto per la verità, perché ho letto il tuo intervento sul quotidiano Il Giorno, che per chi ci sente, ma non è milanese, è un quotidiano locale, storico, molto letto, nell'edizione del 9 febbraio. E in quel contesto hai spiegato che il nostro, e ti cito, non è un settore di frivolezza, ma che necessita di progettualità, pianificazione e management. Ma a questo punto io ti chiedo, ma perché occorre dirlo? Perché esiste la percezione che quello dello spettacolo non sia un'industria, ma un'attività improvvisata? Giustissima questa domanda. Già il fatto che ci poniamo il perché mi spaventa già questo, ma fai bene, hai ragione, è assolutamente così, perché noi quando parliamo di spettacolo intendiamo l'ultima cosa, Già. cioè il performer, l'artista, ma anche il cantante, voglio dire, no? Che va sul palco e in quel momento, in quell'istante, è lì e fa quella cosa. Tutto quello che viene prima, anche solo la decisione di mandare un cantante, un attore, un artista, un performer su un palcoscenico in quell'ora, in quel momento, in quel luogo, si pensa che sia improvvisato. Già. Si pensa che sia un po' appunto questi artisti che ci fanno tanto divertire. Ma non è. Io quando il presidente Conte disse questa frase, in un momento in cui mi rendo conto che le priorità erano altre, ma non è sbagliata, perché lui parlava alle persone. E per le persone è così, ed è giusto che è così. Poi noi ovviamente Infatti. addetti ai lavori ci viene la febbre a sentire un discorso così, perché sappiamo che cosa c'è dietro e che cosa c'è bisogno. È un settore, questo qui, che è talmente fragile perché è in mano alle persone, è in mano alla persona che fa quella determinata azione, per cui questa fragilità deve essere soppesata, curata e seguita il più possibile. La ripetitività della nostra azione scenica, dell'andare in scena, è una cosa che si fa solo se quella persona in quel momento sta bene, ha la voce, non ha la febbre, riesce a stare in piedi. Ecco, quindi questa cosa dà una fragilità all'attività che noi facciamo e non viene considerata. Sì. Io penso anche molto nella storia per colpa di chi la fa. Io penso che una grossa responsabilità gli artisti ce l'hanno da questo punto di vista, perché è un ambiente molto egoriferito e perché tendenzialmente è un ambiente che pensa all'individuo e non al gruppo. La tradizione teatrale italiana pensa al capo comico, ha sempre pensato al capo comico e poi tutto il resto. E così. Questa è un po' l'idea che mi sono fatta io dopo tutti questi anni, insomma, e anche in questa situazione assolutamente forse la più grave di tutti questi anni.
Ma guarda, su questa definizione ego riferito, come hai detto tu, mi trovi assolutamente d'accordo, anche perché è un po' nel DNA degli italiani guardare sempre e solo al proprio orticello, c'è questa tendenza nostra storicamente, ma in realtà ci sono anche delle categorie che hanno saputo organizzarsi negli anni in modo molto più coerente, diciamo forte. Sembra che il mondo dello spettacolo, da questo punto di vista, non riesca mai a organizzarsi realmente a fare effettivamente massa critica. E non ci è riuscito neanche questa volta, e non ci sta riuscendo neanche adesso. Non ci sta riuscendo neanche adesso perché lo diciamo tutti, però non riusciamo a dare un'unica voce di dire noi riapriamo il 1° settembre, dico per dire. Noi non riapriamo. È una grande debolezza. Non riusciamo. Alla fine siamo lì appesi a chi ci dirà quando aprire. Quando aprire ci sarà la corsa all'apertura, poi arrancheremo tutti, ma non è così, come dire, non è dignità lavorativa, non si fa un gruppo forte, non si crea un insieme professionale. Quindi poi dopo è molto labile la differenza tra chi fa il nostro lavoro a livello professionale e chi lo fa banalmente perché gli piace, perché si diverte, perché poi dopo però magari va in banca a lavorare o fa un altro lavoro, diventa molto labile, sì, la distinzione. E questa è un'altra cosa, la netta suddivisione tra la professionalità e l'amatorialità nel nostro settore è un'altra cosa che ci rende molto deboli. Senz'altro. Già il ballerino, chi per esempio lavora a un certo livello col fisico o lo sa fare o ha un fisico che glielo consente, altrimenti non lo puoi fare. Sì. Poi tante professioni, il dentista o tu qualcosa lo sai fare o il dentista non lo puoi fare. Non parlo del medico, ma ti dico l'avvocato. Chiaramente. L'artista, l'organizzatore, il regista, l'attore. È molto più difficile intervenire sulla professionalità. La professionalità vuole anche dire che un artista abbia accanto o comunque possa essere gestito da un livello manageriale che gli consente di fare l'artista. Certo. Anche questa è professionalità. Decisamente. Anche perché poi non è che stiamo parlando di persone che fanno il doppio lavoro, come si dice solitamente, cioè di giorno faccio l'autista di autobus, di sera faccio il pane in un panificio, mettiamo, che sono due lavori indipendenti, ma non è che uno dei due viene fatto amatorialmente come hobby, sono due lavori indipendenti. A volte, come dici tu, si ha a che fare anche con persone che lo fanno semplicemente per passione, finendo anche un po' per, da una parte, mettere in difficoltà quella che è la percezione del settore, ma dall'altra parte anche un po' sì, inquinando il mercato. Non vorrei esagerare, ma... Sì, confondendo le idee sul fatto del... Sono andato a vedere uno spettacolo, però in realtà non era uno spettacolo, perché conoscevi quello, perché sei lo zio di quell'altro, in realtà non è uno spettacolo, magari era un saggio. Certo. E tu te ne vai con il sapore in bocca che quello è il teatro. Vero, verissimo. Teatro è fatto di artigianalità, teatro è artigianale. Allora, cioè, è un artigiano, o lo sai fare o non lo sai fare, devi imparare, devi andare, certo, a scuola, devi provarlo, devi rifarlo tante volte per riuscire a farlo. Chiaro. Tutte queste sfumature sicuramente non hanno la forza di essere riconosciute e riconoscibili, ed è questa la grande fragilità, che in questo periodo di pandemia e con quello che è successo è stato come mettere tutto questo sotto una mega lente di ingrandimento e vederle tutte queste fragilità, le abbiamo viste tutte, le stiamo vedendo tutte. Certo, ma a questo punto come possiamo fare per uscire da... è un pantano perché di fatto questo sembra, cioè cosa potremmo fare in futuro perché lo spettacolo sia considerato tra le attività essenziali e non più tra quelle non essenziali? No, sono d'accordo, la prima cosa mi verrebbe dire che saper dire dei no a volte. Saper dire dei noi adesso non possiamo programmare, noi a giugno non possiamo riaprire, oppure se domani un nuovo governo si sveglia e decide che riaprono i teatri,
Ok, benissimo. E se tra 15 giorni, tra 20 giorni siamo di nuovo chiusi, non è colpa di nessuno. È chiaro che non è colpa di nessuno. Però per una realtà come la nostra, la nostra realtà, se si riapre, non può più richiudere. Si parla della progettualità di cui dicevamo prima. Si parla di progettualità, ma si parla di forza lavoro, si parla di gente a cui una settimana dici stai a casa, una settimana dici torna al lavoro. Quello. Poi non sono persone tutelate come magari altri lavori a tempo indeterminato, con contratti che da un certo punto di vista ti sostengono, no? L'80% dei lavoratori del mondo dello spettacolo hanno contratti a tempo determinato. Io stessa, che faccio questo lavoro da quasi 30 anni, ho il contratto a tempo determinato. Tra l'altro, nonostante il tuo ruolo. Con tutto quello che ne consegue. Anche andare a comprare la lavatrice gli devi spiegare cosa vuol dire. Perché io quando vado a comprare la lavatrice dopo 30 anni e voglio fare un finanziamento, devo spiegare cosa vuol dire avere il contratto a tempo determinato. Già. Questo è un dato di fatto. È decisamente un dato di fatto. Ma prima avevamo fatto cenno rapidamente alle esperienze online. Con gli ospiti delle puntate precedenti abbiamo parlato anche della piattaforma It's Art, la cosiddetta Netflix della cultura, voluta proprio dal ministro Franceschini e la cui attività rimane ancora un po', diciamo, nebulosa. L'attività di It's Art, non quella del ministro Franceschini, naturalmente. Il fatto è che non è l'unica idea che va in questa direzione, perché il 5 febbraio l'Associazione Teatri Italiani di Tradizione ha proposto qualcosa di simile, e cito testualmente quello che hanno scritto: una piattaforma in grado di veicolare contenuti in streaming e on demand prodotti dai diversi teatri aderenti all'associazione. Ora, al di là di quello che possono essere le necessità tecniche per portare lo spettacolo al pubblico durante una quarantena, durante una pandemia, cosa pensi di queste iniziative guardando al futuro? Si sta aprendo un mondo. Bisogna stare molto attenti, perché poi rischia di esserci anche lì, no? 10 brutte copie di qualcosa di cui non sappiamo a cosa tendiamo. Perché io non sono contraria al teatro che va in video, ma deve parlare, il teatro deve avere il linguaggio e i tempi del video, che non è, allora il teatro non ha le tempistiche da video. Il teatro, se devi mandarlo in video, devi farlo per il video. Quando Rai 5 porta in televisione dalle opere liriche alle opere teatrali, fa una regia televisiva che tendenzialmente non è mai dello stesso regista della regia teatrale. Allora, quello vuol dire mettere su un altro media un'opera e dargli le tempistiche e il linguaggio che parla quella, in questo caso la televisione o lo schermo comunque. I teatri non sono pronti a questo, perché per esempio per fare delle riprese belle e che possano avere la qualità e le tempistiche tecniche per riuscire ad andare in video ci vogliono dei gran soldi, e tendenzialmente nessun teatro può spendere per delle riprese di uno spettacolo a quel livello. Facciamo i video, facciamo chi più chi meno dei buoni materiali di archivio, ma non abbiamo mai prodotto materiali visivi che possano andare in televisione. Certo. Allora, anche questa cosa, dove sta l'asticella della qualità che poi viene presentata? Io all'inizio, come ti dicevo, appena c'è stato il lockdown, io ho messo in rete gli spettacoli che noi avevamo, il nostro capitale, ma più che altro è stato un modo per dire ai nostri abbonati e soprattutto al nostro pubblico: aspettateci, siamo qua, ci facciamo compagnia. È stato più un gesto di solidarietà, ma io non lo chiamo, quello non è lo streaming. Infatti. Quindi che questa cosa, allora, la Netflix della cultura parte con, It's Art parte con una base molto ricca. Verissimo. Ma poi come potremmo noi accedere a questa base molto ricca? Tutti i materiali dovremmo farli produrli noi. Vero. Chi sarà in grado di fornire a It's Art dei materiali di un certo livello?
solo forse alla ripresa, forse solo alcuni teatri stabili, forse solo siamo sempre lì. Tra l'altro io non credo neanche che si parli di decine, che so, di realtà che possono fare una cosa del genere. Sì, probabilmente cioè, sono unità, si contano decisamente sulle dita di una mano, almeno in Italia. Però non c'è un mercato che ti seleziona come possono essere i film di Netflix, no? Quindi non lo so. Di certo sono d'accordo con te che stanno nascendo varie situazioni così. E anche la Lega delle Cooperative sta mettendo in campo un progetto, un test, una piattaforma test, dove ci saranno alcuni teatri milanesi che proporranno uno spettacolo ciascuno. Le proprie. Però la domanda sarà: ma quando riapriranno i teatri, il pubblico preferirà starsene a casa e guardarsi qualcosa a casa? O avrà voglia di uscire e andare a teatro? Questa è la grande domanda. Perché in base anche a questo noi dovremmo essere pronti a diversificare eventualmente l'attività. Perché certo, perché se ci accorgiamo che la ripresa sarà drammatica, cioè che il pubblico ha paura, al di là di quello che ti dicono non vediamo l'ora, ok, poi vediamo. Allora, o il pubblico risponde, ricordiamoci che il pubblico nei teatri è sempre un problema, è sempre stato un problema. C'è più pubblico che il teatro lo vuole fare, sì, che fa i corsi amatoriali, che vuole fare teatro, che quelli che poi a teatro lo vanno a vedere. Chi fa i corsi di teatro non va a teatro. Allora, dobbiamo ripartire da lì. Se ripartiamo sullo storico, ok, ma se perdiamo... Se adesso il pubblico l'abbiamo anche perso, allora forse dobbiamo porci il problema che le nostre attività vanno diversificate. Sì, cioè verissimo. Che ne vanno una parte in video e una parte dal vivo? Può essere, a questo punto può essere. Certo che gli investimenti poi vanno capiti bene, perché per fare spettacolo dal vivo in video ci vuole la tecnologia. Lì deve andare, l'artigianato deve andare a braccetto con la tecnologia e quindi con degli investimenti economici e finanziari. Questo è un dato di fatto. Vero. Anche perché poi quando tu parlavi del pubblico mi rendevo conto che dopo un anno, perché di un anno si tratta, è subentrata una certa abitudine, l'abitudine è cambiata, quindi alla fine sono tre cose. Innanzitutto il pubblico si è abituato a consumare l'intrattenimento e la cultura solo a casa, indipendentemente dal tipo di intrattenimento. Al contempo i teatri e i cinema sono stati raccontati come luoghi di possibile contagio, quindi pericolosi. Tuttora vengono visti così, molto più di altri. Tutti i luoghi dove incontri qualcuno, no? Quindi... Sì, sembra che però i teatri e i cinema molto di più. Però se noi andiamo avanti con questa idea, finisce che tutti credono veramente che solo teatri e cinema siano luoghi di contagio. Queste due cose, con il messaggio neanche tanto velato che il teatro è tutto sommato inutile, insomma, sarà dura rieducare il pubblico dopo. Certo, sì, ma è così. Ma a questo punto, visto che stiamo registrando sabato 13, così chi ci sente lo sa, e giusto ieri sera abbiamo avuto la notizia della nuova compagine di governo, tra l'altro con la conferma di Dario Franceschini alla cultura. Cosa può aspettarsi il mondo italiano della cultura dal governo Draghi? O almeno cosa chiede? Programmaticità. Esattamente come un ministero della finanza, cioè programmaticità. Ci vuole un programma, ci vuole un programma di governo. Come se parlassimo di una parte dell'industria o delle attività lavorative. Ci vuole programmaticità. E certo, perché non possiamo continuare a guardare al breve termine, se no non se ne esce. Cioè, se noi adesso, allora, fino circa a Natale, a dopo Natale, io sinceramente ero convinta che con l'inizio di marzo, speravo che con l'inizio di marzo si potesse ipotizzare una riapertura e ci eravamo un po' mossi in questo senso. Poi abbiamo capito che non sarebbe stato così quando c'è stato il DPCM che arrivava il 5 marzo. Certo. E adesso, poi allora si è iniziato a ipotizzare il dopo Pasqua. Ma ce la stiamo facendo noi questa cosa? Allora, sì, è vero che quello che sta succedendo è incontrollabile, ok? Però allora bisogna anche avere il coraggio di prendere delle decisioni. Abbiamo detto che noi siamo
come dire, un anello fragilissimo, perché è proprio quando la gente sta bene che se la sente di uscire, di stare in mezzo ad altra gente, magari di mettersi anche a rischio su una metropolitana o su un mezzo pubblico. Un conto è farlo perché altrimenti perdi il lavoro e vai a lavorare. Certo. Un conto è farlo per andare al cinema o a teatro. È chiaro che le motivazioni sono diverse. Capendo questo, allora forse un minimo di programmaticità, di dire si dà un sostegno di un certo tipo fino a fine stagione e sbarchiamo, anche perché adesso il discorso è che noi ci stavamo orientando a un'apertura all'8 di aprile, per darti un'idea, sì. Ma da quello che sta succedendo in questi giorni io sto mettendo in discussione anche ciò che ciò avverrà, perché qui dobbiamo vedere i prossimi 15 giorni, le varianti comunque a Milano stanno prendendo piede, è inutile che si continui a fare la polemica sul fatto che aprono tutti e noi non apriamo, eccetera. Cioè, se tra 15 giorni la situazione prende piede, anche i ristoranti dovranno richiudere. Verissimo, verissimo. Io mi auguro che ciò non avvenga, e ti dico, mi ero mossa per riuscire a riprogrammare ad aprire l'8 aprile. Adesso sono un po' immobilizzata da quello che sta succedendo, non me la sento. Bisognerebbe iniziare a dire, allora, o si riesce ad aprire a fine marzo o altrimenti si va a settembre, però ci deve essere il governo, cioè ci deve prevedere un sostegno e una struttura a questa industria e a queste attività concrete, reali e messe in campo subito. Sì, anche se personalmente la vedo un po' grigia, perché comunque abbiamo un nuovo governo e quindi chissà com'è, sembra che si riparta da zero, sostanza. Sì, anche perché fino al 2020 ci sono state delle forme di sostegno, ma adesso non se ne sta più riparlando, non c'è nulla in questo momento, certo, attivo. Quando il ministro Franceschini dice ci sono altri 10 milioni di euro per la cultura, se tu spacchetti questi 10 milioni di euro, cioè, sì, diventano ben poco. Io non penso che manchino i soldi, io penso che manchino i criteri. Decisamente. Diciamo che c'è un po' di amarezza. C'è anche un po' di paura, devo essere sincera. Cioè, di solito sono una persona positiva, infatti continuo a riprogrammare, certo, a rimettermi in pista, a rimettere mano alla stagione per dargli una dignità. Ho detto che riapriamo ad aprile, facciamo da aprile a dicembre in modo da coprire tutto il 2021, perché altrimenti cosa fai aprile e giugno? Programmi due mesi? Però poi la paura è tanta, e ho anche paura anche di fare errori manageriali, di investimenti. Nel frattempo noi abbiamo provato produzioni, abbiamo pronte delle produzioni che dovevano già debuttare e che non sono debuttate, che forse abbiamo dei debutti nazionali nei prossimi mesi in giro che non so se riusciremo a fare. Quindi anche a livello manageriale a un certo punto poi ti tremano un po' le vene, perché purtroppo il nostro settore non può permettersi errori. Noi non siamo un teatro pubblico che dove bene o male vengono ripianati i soldi mancanti dal pubblico. Per noi un errore, noi non possiamo permetterci errori. In questo momento non fare errori è molto difficile. È difficile per molti settori, ma in questo momento per il nostro in particolare. Sì. Bene Gaia, siamo arrivati al termine della nostra chiacchierata, quindi Gaia Calimani, grazie per il tuo tempo e per la tua testimonianza. Grazie a te, grazie a tutti. A presto con tutte le attività di MTM. Questo nostro terzo episodio si chiude qui. Io sono Attilio Reinhardt e vi do appuntamento alla prossima puntata di Fuori Scena, cronache dei lavoratori dello spettacolo.